Nanni Moretti, lui non le ha parlato per 30 anni, ma perché cosa avevate litigato? Ma è una tale stupidaggine, è una tale, è una tale stupidaggine che non, che non vale la pena citarla, veramente una, io voglio moltissimo bene a Nanni, sì. eh, lui non a me ma io a lui sì. Io ho letto che lei quando invita degli amici a casa mette il numero chiuso, cioè stabilisce quanti sono e una volta, credo più di 30 anni fa, proprio Nanni Moretti arriva col fratello Franco. Franke. E lei praticamente fa entrare Nanni Moretti e sbatte la porta no, no, in faccia a Franco. No, no, Paolo Flores che era stato invitato, mi, mi citofona e dice Giampiero, c'è anche Franco, mio amico carissimo anche lui, Paolo io ho sei posti, naturalmente è forse la cosa di cui mi vergogno di più in vita. Ero con la famiglia Moretti in rapporti di, di affetto, ma lui ha un carattere difficile, eccetera, eccetera. Siccome abitiamo anche vicini, eh, non tanto tempo fa, l'ho visto, non ci, ci vedevamo, dicono Anni ma finiamo con questa cosa, dai vieni a cena, non so se domani o dopodomani da me, non l'ho mai più sentito. Ah, innanni Moretti politico quello che diceva con questa classe dirigente a sinistra non vincerà mai le è piaciuto? È no. piac... Che fa da lei ma non è una persona rispettabile io non condivido certe cose ma una persona... penso che Renzi sia stato uno sciocco a rottamare Secondo lei perché Moretti non parla più di politica? Lui se l'immaginava come ce immaginavamo noi 30 o 40 anni fa che ci sono i buoni e i cattivi la politica non è i buoni e i cattivi la politica è tenere in piedi una baracca